Rinda Maddalena, quartiere antico di Acerra, dove ancora esiste un rudere che rappresenta quel che resta della casa natia di Pulcinella. E a pochi metri da essa c'è un'altra casa, un piccolo museo a ridosso di un antico portone, dove ancora si respira l'aria dell'Ottocento napoletano. Una piccola biblioteca, dove sono raccolti cimeli della musica e oggetti della tradizione napoletana. All'interno vive insieme alla sua donna Vincenzo Siciliano, in arte Schiattarelli, un cabarettista acerrano, riconosciuto come uno degli ultimi pazzarielli della macchietta napoletana, che si diletta a scrivere di tanto in tanto poesie. Una candela. Una sera presi il foglio di carta, mi avvicinai alla scrivania e, mentre davo forma ai miei pensieri, la luce si spense. Presi un candeliere ed accesi una candela, che offriva una fiamma molto piccola. Mi chiarii però un dubbio. Mi disse: guarda sul muro, tu non sei solo e non soffri di solitudine. Io riflessi, pensai e guardai. Grazie a questa fiammella che mi sta illuminando, io non sono più solo. Ora siamo in due, io e la mia ombra.